Albano, con Loredana Lecciso l'amore è finito 15 anni fa. Ora lo posso confessare, dei 18 anni trascorsi con lei, soltanto 3 sono stati felici. Avevo già capito che tra me e Loredana esistevano nature e aspettative inconciliabili. Non la sto incolpando, sia chiaro. Di questa incompatibilità era consapevole anche lei, ne abbiamo parlato più volte. A parlare in un'intervista esclusiva oggi è Albano Carrisi. Il cantante ha deciso di raccontare e chiarire le ragioni della rottura con Loredana Lecciso. Il rapporto si era pesantemente incrinato ai tempi della sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Al ritorno dall'isola avevo chiare le idee. L'incompatibilità e l'intempestività del suo lo lascio mi fecero capire che con Loredana non c'era più futuro e siamo andati dall'avvocato. Dal 2005 il nostro rapporto non è più stato quello di una coppia. Non è colpa di Romina Power. Perché allora la smentita di ogni crisi. Per il rispetto dei nostri 2 figli. Avevano il diritto di crescere con i genitori. Non volevo infliggergli le stesse sofferenze di Cristela e Ugo, Romina e Lunga R.N.D.R., quando la loro famiglia si è disfatta. Erano ancora bambine, non potevano capire, ha chiarito Albano. Oggi, invece, Yasmin e Bido hanno 17 e 16 anni, meritano lo stesso rispetto di quando erano piccoli, ma è stato molto più facile spiegargli perché una coppia si può dividere. Il cantante nega che l'attuale crisi abbia come corresponsabile l'ex moglie Romina Power. Una donna incontenibile, ma mi sono sempre sottratto alla richiesta di baci da parte del pubblico, non ho mai detto nulla per alimentare il sogno di vederci riuniti anche nella vita. Una coppia disunita molto prima della ricomparsa. La Lecciso riesce a infoltire la schiera degli evangelisti laici, fatta anche da amici che solidarizzano con lei e diffondono come Vangelo la certezza che Romina abbia distrutto una famiglia felice, sia manipolatrice e furba, vada e venga da Cellino soltanto per farle dispetto. Non si può disunire una coppia che era disunita molto prima della sua ricomparsa. Questo la Lecciso lo sa, ha detto Albano. E alla domanda su cosa provi per Romina, ha risposto, il sollievo di una pace ritrovata, la gioia di vederla serena e di condividere il ruolo di nonni. E un affetto profondo. Ma nel suo DNA c'è l'inquietudine, l'orgoglio, la ricerca di radici da cui fugge, l'instabilità. Tutto questo è troppo per il mio cuore stanco.